perché Pino all'inizio faceva riferimento a due tipologie possibili di libri: quelli che si incanalano molto velocemente nella letteratura impegnata e quelli che fanno parte invece più ai giorni nostri di una letteratura veloce, mordi e fuggi, di quelle che diciamo appartengono solo al momento in cui leggiamo e poi spariscono, vanno via, non ci lasciano nulla. Beh, il libro di Maria Pisani invece è proprio nella prima diciamo parte, in quella letteratura forte, impegnata, di quelle letterature che non solo lasciano il segno, ma sono costruite con esperienza forte, diretta, carne e sangue, amo dire io quando parlo di scrittura. Sangue e alma. Perché la scrittura è questo, la scrittura non è una partecipazione veloce, la scrittura è vita. E questa cosa appare immediatamente. I personaggi sono così interessanti da raccontare perché sono riconoscibili. Sono personaggi che potremmo ritrovare, se non nell'esperienza diretta, nella storia. E Maria fa questo, diciamo, scavo nella storia. Anche l'ambientazione è particolarmente tratteggiata. Bastano poche e fugaci situazioni, riferimenti immediati, e vi accorgete dei luoghi, delle storie, delle cose, dei profumi tra le case. Colpisce molto, ad esempio, il rapporto del protagonista con la sua casa, con il modo, diciamo, che ha di appartenenza a quella casa, anche negli ultimi anni della sua vita, quando gioca con le formiche. Il gioco con le formiche è anche un gioco un po' crudele, con le formiche appartiene alla grande letteratura. Io ci ho ritrovato le mie memorie letterarie, ci ho ritrovato Montale, ad esempio, un grande Montale che con le formiche aveva avuto a che fare nella sua poesia. E mi colpisce, è vero. Vedete che differenza tra chi è colto e chi no. A me mi ricorda, no, mi ricorda invece il discorso delle formiche, qualcuno che scrisse: anche le formiche nel loro piccolo si incazzano. Guardate un po' come il mondo del ma siamo a livelli. Ma il motivo è sempre quello, vabbè, del diverso. Sto parlando di Gino e Michele, no? Di Gino e Michele, grande. Arrivo anche a leggere Gino e Michele, giuro. Però è vera questa cosa, ci si può legare al contesto da punti di vista diversi, e Maria Pisani lo fa dal punto di vista giusto, quello aulico, quello forte, quello che appartiene alla letteratura. Dicevo, i personaggi perché sono così intensi? Perché sono delineati e tracciati nel loro intimo, non ci sfugge nulla. Quando cominciamo a leggere il libro vogliamo sapere cosa accadrà dopo, ci interessa, abbiamo la necessità proprio di vedere e toccare con mano quella che è la loro esperienza. Poi non sappiamo se ci deluderà l'esito, ma anche questo fa parte della trama. Chi si aspetta un finale potrebbe trovarne un altro, e la grandezza della letteratura spesso è proprio questa, il finale per nulla scontato, quella passione che non si trasformerà mai in atto, la forza che deriva, per esempio, in alcuni tratti da un destino ineluttabile, da qualcosa che deve comunque verificarsi, e non ci fa più paura. È come se l'autrice ci accompagnasse per mano e ci raccontasse attentamente quello che davvero può accadere. Non Sunda, aspettatevi, insisti, perché è arrivato il progenitore del premio Sila e chissà che poi questo testo lo Enzo Paolini, quindi insomma insisti, dai forza, penso che sia contenta anche Maria Pisani, chissà che non evochi qualche richiamo al premio Sila prossimo. Voglio cogliere di questa attenzione dell'autrice un particolare che mi sembra fondamentale ed è visibile all'inizio, soprattutto all'inizio del romanzo, ma anche alla fine. Ed è quando ci lancia un messaggio l'autrice che è fondamentale. Io l'ho colto come donna di scuola. Quando ti occupi di questa cosa te la porti sempre dietro. Il messaggio è stato ricordato già da Pina Falcone, è il messaggio di questo ragazzo tenace che decide di fare strada, malgrado insomma non sia per lui facile, fa strada malgrado tutto, e lo fa con lo studio. Questa cosa qui non è
popolarissima oggi, potrebbe non essere per nulla popolare, e invece è il nodo, cioè capire che lo studio può essere la diciamo chiave di volta della propria vita, può fare la differenza, è il valore aggiunto, e questa cosa è delineata benissimo. Rinaldo in questo senso è un esempio per le giovani generazioni, ce la fa malgrado la strada non sia per nulla spianata, e questo è importantissimo. Perché io riprendo questa stessa cosa alla fine? Perché alla fine c'è un altro messaggio: noi costruiamo tanto nella vita, facciamo di tutto perché quella costruzione sia più solida, la più solida possibile, eppure la fatalità è in atto, la fatalità non ci lascia da soli e lo fa apposta, quasi a volerci seguire passo passo. Questa cosa forse dobbiamo tenerla presente, cioè dobbiamo cogliere i due livelli, questa forza che ci deriva dall'investire sulla nostra vita, sulla conoscenza, sul sapere, sui saperi, e poi però restare anche un po', come dire, legati a quella mancanza di diciamo certezza, la certezza che viene meno perché si decide in un altro modo e quando meno ce l'aspettiamo. Ecco perché fa parte questo libro di quella letteratura. Il resto è effimero, il resto passa. Raccontare di come oggi si sviluppino le comunicazioni e le relazioni sul web è talmente veloce che il giorno dopo già abbiamo un'altra posizione, un altro modello, un altro WhatsApp, un altro Facebook. Qui invece c'è la vita vera, per nulla virtuale, una vita vera fatta anche di grandi solitudini. E guardate che le grandi solitudini in questo libro aprono però scenari che sono davvero senza fine. La solitudine di Rinaldo, le solitudini successive anche di quei personaggi che sembrano minori, ma che nell'essere minori poi lasciano traccia. Talmente forte questa traccia che i personaggi ne sono comunque delineati poi alla fine. Io sono contenta di aver letto questo libro, Pino, e ti ringrazio perché a volte i libri li scegliamo, io lo dico sempre, a volte ci vengono donati, no? E quindi ci arriviamo per altre strade. Incrociare un libro del genere è una grande forma di crescita, un insegnamento vero di quelli alti, perché la scrittura di questo libro è una scrittura che rispetta il lettore. Oggi questa cosa la trovate in questa libreria veramente in percentuale bassissima, non me ne vogliano i librai, però la scrittura che rispetta il lettore è una cosa seria. Nelle librerie, perché sono... Sì, certo, non in questa, nelle librerie, è chiaro. Però nell'editoria è difficile riconoscere i libri veri, quindi ringraziamo gli editori che lo fanno, ma la cosa che mi colpisce è che forse c'è ancora spazio per questa letteratura, c'è ancora spazio perché è una letteratura che si unisce in maniera ideale alle letterature di tutti i tempi, appartiene ai lettori che hanno la fortuna di avere tra le mani un libro. Mi piacerebbe trovare la soluzione perché questo tipo di libri abbia una distribuzione maggiore, magari se lanciamo, come dire, una campagna, no? Per scardinare il modello della distribuzione in questo paese, forse riusciremo a far leggere i libri di Maria Pisani oltre i confini, perché vale davvero la pena che i nostri ragazzi leggano libri veri. Non me ne voglia Luca Bianchini, grande scrittore per i giovani, per le giovani generazioni. No, ma ci sarò, glielo dirò anch'io. Però il vero problema non è lo scrittore, no? L'individuo scrittore, il problema è quello che resta dopo. A me piaceva una cosa che diceva Alfieri, in questi giorni l'ho rincrociato per altre ragioni. Alfieri diceva: non è lo scrittore e non è il personaggio che diciamo è forte, è lo scrittore che fa camminare il personaggio che diventa forte. E quindi lui diceva: sarà anche interessante Achille, ma se non ci fosse stato Omero, beh, Rinaldo Montoro è un bel personaggio, un grande personaggio, se non ci fosse stata Maria Pisani. Grazie a tutti.